Ciao a tutti e benvenuti a Bo, un podcast a cura della società Dante Alighieri di Città del Messico. Io sono Martina. E io sono Joyce. E insieme scopriremo quelle espressioni italiane intraducibili o che ci fanno dire Bo. Se ti ricordi, Martina, nell'ultimo episodio ci siamo confrontate con la parola culaccino. Mm-hmm. E con quanti caffè ci prendiamo in Italia giornalmente. Assolutamente, un sacco. Adesso ti presento una situazione. Immaginati che dopo aver preso il tuo caffè al bancone, mm-hmm, devi andare a dare un esame in università. Oddio, ok. È abbastanza realistico, no? Sì, sì, sì. Ecco, in quel caso io ti direi in bocca al lupo. Certo, sì, è un augurio molto comune, no? Mm-hmm. Che per scongiurare... si risponde crepi solitamente, non si risponde grazie, per scaramanzia, siccome siamo un po' superstiziosi in Italia. Un pochino. E appunto, al contrario magari delle parole con le quali ci siamo, mm-hmm, confrontati negli episodi scorsi, oppure con quali ci confronteremo in futuro, l'espressione in bocca al lupo non è un'espressione che si trova sull'enciclopedia Treccani. Ah, ok. E infatti, per, diciamo, arrivare a dare una definizione, sono dovuta andare a cercare la definizione che veniva data dall'Accademia della Crusca, mm-hmm, che magari al nostro ascoltatore non suona, però è un'istituzione italiana che comunque raccoglie studiosi, raccoglie esperti di linguistica italiana. Certo. E ad oggi è una delle più prestigiose istituzioni linguistiche in Italia e nel mondo. Esatto, un po' come la Real Accademia Spagnola. Esattamente. E sempre secondo, diciamo, l'Accademia della Crusca, ci sono molte interpretazioni che possiamo in un certo senso attribuire a questa espressione. Sembrerebbe trovare la propria origine nella caccia, mm-hmm, nel senso che al tempo, storicamente, i cacciatori, nel momento in cui si incontravano, si dicevano in bocca al lupo. Era quasi come una formula di augurio, mm-hmm, dei cacciatori per sia ricaricarsi, ma proprio per scongiurare, non so, qualsiasi... pericolo, no? Esattamente. Beh, se ci pensi ha senso, perché esiste un po' questa cosa di dire ad alta voce le cose perché non si vuole che succedano. Mm-hmm. O ad esempio, al contrario, possiamo pensare che quando al nostro compleanno esprimiamo un desiderio ci dicono di non dirlo ad alta voce perché poi non succede. Quindi forse appunto è uno scongiuro perché non ci siano problemi durante la caccia. E si risponde crepi per sottintendere il fatto che comunque il lupo è una figura che rappresenta del pericolo. Mm-hmm. È una figura temibile che, se ci pensiamo, appare anche in molte storie, no? Esatto. Tipo Cappuccetto Rosso, cioè questa figura del lupo che incute timore. Mm-hmm. E poi vabbè, quello che è nato dopo con i lupi mannari e la licantropia. Certo, di fatto però comunque non è una cosa infondata, mm-hmm, perché storicamente in Europa c'era una vera e propria caccia al lupo. Certo. Di fatto un dato curioso è che in Italia fino al 1921 chi cacciava i lupi era comunque ricompensato. Non sapevo questa cosa. Ed è una cosa che è cambiata solo recentemente, cioè mm-hmm, dagli anni 70 che il lupo è stato un po' riconsiderato e adesso, diciamo, gode di questa protezione speciale, no? Mm-hmm. Però appunto il lupo ha avuto delle connotazioni un po' diverse durante la storia, no? Magari sì. Ci puoi parlare di Romolo e Remo. Esatto, questa è una leggenda che sicuramente tutti gli italiani conoscono perché riguarda la creazione di Roma e ci viene insegnata alla scuola elementare. Infatti Romolo è il creatore di Roma, secondo la leggenda, e con suo fratello gemello Remo è stato abbandonato ed è stato trovato in una cesta da una lupa che, attirata, diciamo, dai loro gemiti, con il suo istinto materno si è avvicinata per allattarli e poi li ha cresciuti come se fossero stati i suoi figli. Mm-hmm. Quindi in questo senso può essere un'immagine positiva, quasi tenera, mm-hmm, di questo animale. E infatti quando stavo ricercando questa espressione per parlare nel podcast ho trovato una notizia falsa che in italiano chiamiamo bufala, che diceva che questa espressione deriva dal fatto che il lupo per istinto materno porta i suoi cuccioli nella sua bocca per proteggerli. Mm-hmm. Ma in realtà no, è stata smentita, non è la... Quindi in questo caso in bocca al lupo avrebbe una connotazione positiva. Positiva, esatto. Ok. Però a quanto pare non è così. Non è, sarebbe carino comunque. Vero, probabilmente per quello è piaciuta a molte persone che hanno, esatto, iniziato a condividerla. Mm-hmm.
Io direi che anche questa volta siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Ci ritroveremo presto per discutere un'altra parola. E se tu, ascoltatore, hai suggerimenti o dubbi riguardo ad alcune espressioni, ci trovi su ladante.com.mx. Noi ci sentiamo tra 2 settimane.